Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Eccomi, eccoci, buonasera, benvenuti, buon giovedì sera, alla giovedì sera 60 News con me e con un ospite diverso, non tanto diverso da quello che avete visto ieri sera, cioè da Calabria Sud, condotto da Giuseppe Mazzaferro, il nostro editore, dove si è parlato di migranti, di migrazioni, si è parlato di tante cose davvero, no? Si voleva parlare di Lucano soprattutto, ma poi si è sconfinato spesso e ben volentieri, e ben fatta anche la cosa, perché poi hanno argomentato bene tutte le cose dove si è passati e anche con anche un bel dibattito. Lo inquadriamo, lo salutiamo, Gianni Maiolo che torna dopo il confronto di ieri sera. Questo non è un confronto, sarà piuttosto informazione, sarà piuttosto una celebrazione, perché sei stato da pochi giorni, no? Nominato responsabile nazionale di Recosol. Sì, buonasera. Auguri, complimenti, grazie. Benvenuto. Grazie, buonasera per spettatori. E quindi dicevo, questa sera sarà più informazione, non ci sarà contraddittorio, non c'è nessuno che possa insomma osteggiarti o cosa, e quindi più che altro... Quindi sarà meno divertente, diciamo. Ma dovrebbe essere comunque molto interessante, ugualmente, perché dobbiamo ancora, io credo, non so, nel tuo immaginario, ancora tornare su certe argomentazioni e su certi termini, ad esempio SPRAR, non so, qualcuno ancora penserà che sia un insetticida, un antibiotico, qualcosa, quindi dovremmo meglio parlare, vedere un po' come funziona e come funziona anche oggi, poi Recosol e poi ovviamente sì, andremo a parlare di Lucana, andremo a parlare di migranti, andremo a parlare anche di stretta attualità, se vorrai, sulla finire di questa trasmissione magari. Io inizierei proprio da Recosol e cercare un po' di far capire alla gente di che cosa si tratta, da quanto esiste, sono pochi anni, non è che esiste da tantissimo tempo, e di cosa si occupa Recosol. Beh, Recosol esiste ormai da 16 anni. Recosol è l'acronimo di Rete dei Comuni Solidali ed è un'associazione che è nata nel 2002 in Piemonte per volontà di alcuni amministratori locali piemontesi e che poi nel corso del tempo è cresciuta fino ad oggi. Oggi i soci di Recosol sono quasi 300 e sono quasi tutti comuni, enti locali, in realtà poi c'è anche qualche provincia e non solo, ma prevalentemente comuni di dimensioni medio-piccole. Quanti comuni sono? All'incirca 270 comuni. 270 comuni. Che vanno da Lampedusa alla Valle d'Aosta. E cosa fanno? Rappresentativi di tutta l'Italia. Una rete che serve a che cosa? Serve a scambiare buone pratiche, prevalentemente, a mettere in contatto comuni di realtà diverse che fanno esperienze positive che possono essere portate a conoscenza di altri comuni che possono replicarle. Tu sei all'interno da diversi anni, il tuo predecessore è Lorenzo Sola che ha lasciato, cosa deve fare il suo presidente? Quali saranno i tuoi impegni d'ora in avanti? Come cambieranno? Beh, cambierà nel senso che... Tu sei dentro da quando? Beh, sto dentro Recosol dal 2008, credo, sì. Quindi già da una decina di anni sono stato il referente regionale per la Calabria, poi da un paio di anni sono stato eletto nel coordinamento nazionale e insomma, pochi giorni fa
questa scelta di nominarmi legale rappresentante. Perfetto. Come funziona? Ogni quanto ci si vede? Quali sono gli impegni? Allora, Recosol è nata per fare cooperazione decentrata con i paesi del sud del mondo. Quindi nel corso della sua storia ha fatto progetti con il Mali, con il Niger, con l'Algeria, con la Palestina, col Perù, con la Romania, eccetera, eccetera. Io personalmente sono anche stato in Perù proprio per la rete dei comuni solidali a curare un progetto di cooperazione. Poi negli ultimi anni la rete dei comuni solidali, sull'onda, sulla spinta dell'esperienza di Riace, ha cominciato anche ad occuparsi di accoglienza ed oggi gestisce due SPRAR, per tornare all'acronimo che tu hai citato prima, quello di Gioiosa Ionica e quello di Cinque Frondi, che sono basati in qualche modo sul modello Riace. Recosol, per svolgere tutte queste attività, organizza il Riace in Festival, per molti anni ha organizzato il Lampedusa in Festival, fa parte di una rete che si chiama Rete del Caffè Sospeso. Collaboriamo con il Ministero degli Affari Esteri, con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, con l'UNHCR, con la Tavola Valdese, con l'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione, la Caritas, l'ONLUS, Anthropos, eccetera, eccetera. Quindi insomma le attività di Recosol sono davvero molteplici. Per esempio Recosol in Piemonte, nello specifico a Bardonecchia e Venaus, si occupa di informare i migranti attraverso il lavoro di alcuni operatori sui rischi che corrono durante l'inverno quando cercano di attraversare le Alpi per entrare in Francia, perché sono purtroppo frequenti gli episodi di persone che sono assolutamente impreparate ad attraversare la montagna e che muoiono. Queste sono le regole, le norme fondamentali, ciò che è contenuto nello statuto, dove chiaramente oltre a regole ci vogliono anche dei valori per farne parte. Assolutamente, il rispetto dei diritti umani è la base di tutto e mettere in atto il più possibile iniziative che aiutino a promuovere i diritti fondamentali dell'uomo. Chi rispecchia questi intendimenti, questi valori, può farne parte. Certamente, noi abbiamo diverse gambe, abbiamo parlato della gamba istituzionale che sono i comuni, ma in realtà siamo aperti anche all'adesione di associazioni, di singoli cittadini. Alle persone, certo, che poi diventano volontari, attivisti. È il caso di Enzo Infantino? Assolutamente è il caso di Enzo. Perché parlo di lui? Perché tra poco, anzi lo possiamo già chiamare, parleremo con lui e mi farà molto piacere, anche perché ora è da parecchio che no, è assolutamente mio ospite, no? In questa trasmissione, in altre dove più o meno parliamo di argomenti di stretta attualità, di attivismo, di volontariato, lui ne fa tantissimo. Ne fa tanto ed è in partenza, tra l'altro, proprio per, credo che parta domani mattina, stasera, per andare a Milano. Lui è sempre in partenza, sempre in movimento. Sì, si andrà ad occupare per Recosol di alcune questioni a Milano. Una quando c'è Infantino ce lo potete far sentire, batterà un colpo o cosa vorrà. Sì, nell'attesa di Enzo Infantino volevo dire che per i comuni l'adesione alla rete dei comuni solidari è piuttosto semplice, basta un atto deliberativo di giunta o di consiglio sul nostro sito, che è www.comunisolidali.org, c'è già una bozza di delibera, per cui insomma l'adesione è molto semplice, la quota da versare è assolutamente simboliche, di 50 euro all'anno per i comuni sotto i 5.000 abitanti e di 100 euro per quelli sopra i 5.000 abitanti, quindi una quota assolutamente simbolica, ma che può dare la possibilità dei comuni anche di zone periferiche come la Calabria di connettersi col resto d'Italia e del mondo. Dov'è che ha sede nazionale? La sede legale si trova in Piemonte. Dovrei viaggiare ancora di più, tu, no? E dovrò viaggiare ancora di più. Questa responsabilità nazionale che hai. Abbiamo due sedi operative però in Calabria, anzi tre, una a Riace, una a Gioiosa e una a Cinque Frondi. Enzo, ci sei? Batti un colpo. Sì, Odio un pronto. Ciao, buonasera a tutti. Allora, buonasera Enzo, ti sentiamo in lontananza. Adesso migliorano la qualità in studio, nei amici tecnici, però sta lontananza vorrei capire, parafrasando. Tu dove sei? Perché sei sempre in giro per il mondo. Quanto lontano sei questa sera? Sono in Calabria. Ah, sei molto vicino, ma insomma sei comunque sempre in movimento. Sempre molto in movimento, giusto? Sì. Sì, ma quando posso, ovviamente, quando riesco a fare dei viaggi solidali, come li definisco io, ovviamente ci vado. Sono di ritorno dal Libano, stato proprio a fine settembre, un viaggio che faccio ogni anno, sono in quei luoghi, nei campi profughi palestinesi e anche siriani, per cercare di portare un po' di solidarietà internazionale, sostegno alla causa di questi popoli che sono costretti a vivere in condizioni disumane nei campi profughi. Qui con me in studio c'è, non è da parecchio che non vi vedete, perché vi siete visti anche sul palco di Riace qualche giorno fa, sabato passato, c'è Giovanni Maiolo, lo sai? Ciao, sì? Enzo.
Ciao Giovanni. La sua voce per certificare la presenza, e quindi anche quando vorrà intervenire Giovanni lo potrà fare tranquillamente. Quando iniziò in te sta voglia di fare attivismo volontariato? Ti ricordi? È passato molto tempo. Intanto, sì, ve lo dico subito, ma permettetemi intanto di fare i miei complimenti, gli auguri più sinceri, con sentimenti di fraterna amicizia che ho nei confronti di Giovanni per questo incarico che ha assunto da ieri, mi pare, insomma, rappresentante legale della Rete dei Comuni Solidali, un'importantissima associazione per la quale ho anche il piacere e l'onore, insomma, di dare anche la mia collaborazione. Sì. Per cui, insomma, lo faccio pubblicamente, insomma, già l'ho fatto in privato con Giovanni, e quindi mi compiaccio veramente per questo importante incarico che ha assunto da ieri. Ma tu ci fai parte, sei parte integrante, mi diceva Giovanni. Sì, io sono un attivista della Rete dei Comuni Solidali . E sono veramente contento, insomma, di poter dare anche il mio piccolo contributo a questa importante associazione. Vogliamo parlare di te? Dei tuoi inizi? Io ho iniziato la mia attività di volontario nel lontano 1999. Mi sono recato alla prima volta in un campo profughi durante la guerra nei Balcani, in Albania, dove arrivavano i profughi del Kosovo, in un campo profughi a Valona, e lì ho iniziato la mia attività. Poi mi sono recato diverse volte in Medio Oriente, insomma, ho abbracciato, da tanti anni ormai ho abbracciato la causa del popolo palestinese, quindi sono andato più volte nei campi profughi in Medio Oriente, parliamo di quelli che sono appunto in Libano, dove ci vado quasi ogni anno, in Siria, in Cisgiordania, sono stato anche nel Striscia di Gaza. Insomma, la mia è un'attività, diciamo, di volontariato internazionale, cioè esprimo la mia solidarietà nei confronti di questo popolo, dei popoli in fuga dalla guerra, purtroppo, insomma, costretto a vivere in condizioni disumane. In futuro cosa vorrei fare? Cosa hai in mente di fare, Enzo? Ma in futuro io intanto faccio, cioè, quello che in questo momento a me piace fare, quello che, anche come dice Mimmo Lucano, facciamo questo perché c'è anche una gratificazione dell'anima. Noi proviamo in qualche modo a esprimere la solidarietà politica a questi popoli e dare anche sostegno, diciamo, umano alle persone che purtroppo sono costrette a fuggire dalla guerra e dalla fame. In futuro intanto ho due impegni. Domani, appunto, grazie alla Rete dei Comuni Solidari, parteciperò a due iniziative, una sulla questione siriana, sui rifugiati siriani in Libano. Peraltro io nel mio ultimo viaggio in Libano sono stato in un campo profughi siriano e ho potuto verificare, così come l'ho fatto anche l'anno scorso, le condizioni, diciamo, in cui vivono queste persone. Quindi parteciperò per conto della Rete dei Comuni Solidali a questa conferenza per provare a trovare una soluzione, diciamo, dei rifugiati che vivono in Libano. E poi sempre per la Rete dei Comuni Solidali parteciperò a un'iniziativa organizzata dal Centro Sociale Cantiere di Milano, in cui parleremo appunto di viaggi. Quindi domani sarò a Milano per conto della Rete dei Comuni Solidali. Ovviamente. Proverò in futuro, insomma, spero, quando ovviamente ci sarà la possibilità, perché proprio perché sono un volontario, certo, devo recuperare un po' di forze e anche avere il tempo, insomma, io sono un impiegato, devo avere anche la possibilità. Cosa volevi dire, Giovanni? Dai, volevo chiedere ad Enzo di raccontarci in breve qualcosa del suo viaggio in Grecia a Salonicco, quello che è stato organizzato, certo, sì, con la Giovanni, carovana. Hai fatto bene a ricordarmelo, perché io sono stato diverse volte in Grecia e abbiamo organizzato, proprio con un contributo importante della Rete dei Comuni Solidali e di Giovanni in questo caso, che ha accolto, insomma, all'epoca, ricordo, circa 2 anni fa, abbiamo organizzato un viaggio importantissimo, non soltanto con la Rete dei Comuni Solidali, ma con altre associazioni calabresi, penso a Rivientola, a Equo Sud e una scuola di Reggio Calabria, la Vallauri Panella. Abbiamo fatto un viaggio nei campi profughi che si trovano al nord di Salonicco, in Grecia, campi profughi siriani ovviamente. Purtroppo quei campi profughi ancora ci sono, dove appunto non riescono a trovare una soluzione, insomma, migliaia di persone che sono fuggite dalla guerra, dal conflitto, che ora ancora vivono ancora accampati in delle tende. Quindi con Giovanni, con la Rete dei Comuni Solidali e con Rivento, Ecosud, insomma, tanti altri ragazzi abbiamo organizzato questo viaggio che non è stato l'unico, per dire la verità, per quanto mi riguarda, perché sono andato diverse volte nei campi profughi in Grecia
però quel viaggio è stato molto importante perché siamo riusciti non soltanto a dare un sostegno umano, insomma, concreto dal punto di vista materiale ai rifugiati, ma siamo anche riusciti a fare un documentario prodotto da, appunto dalla Carovana Solidarietà Resistente, così come l'abbiamo chiamata, quel documentario in qualche modo siamo riusciti a far conoscere la condizione in cui vivono i rifugiati in Grecia. Quindi, ci vorrebbe veramente un film per raccontare tutte le tue esperienze, la tua vita. Enzo, scusami per sveltire un po' ogni operazione. Secondo te come deve finire questo caso Lucano? Ma io mi auguro che finisca bene. Deve finire bene perché insomma, così come anche è stato scritto nell'ordinanza, firmata dal GIP, insomma, mi pare del tutto evidente che tutte le accuse che sono state promosse dalla procura si sono totalmente ridimensionati, per cui non capisco la ragione per la quale ancora insomma Lucano deve subire, diciamo, questa restrizione, anche perché lui, come è evidente, insomma, una restrizione tra l'altro molto blanda, è evidente che lui, diciamo, nelle condizioni di poter parlare, di poter esprimersi, di poter fare interviste, per cui io spero e mi auguro che il riesame che ci sarà martedì possa finalmente dare la possibilità a Lucano di, diciamo, di tornare in libertà, insomma questo è quello che noi ci auguriamo e noi speriamo che questo avvenga. Io mi auguro che finisca bene, anche perché così come è stato dimostrato in tutto in questo periodo, insomma, ci sono tantissime migliaia e migliaia di persone che hanno visto in questo modello, hanno visto in questa idea politica che è stata qui applicata a Riace, insomma, una speranza nuova di società. Io credo che bisogna appunto non tenere anche conto, non parlo della magistratura che deve fare ovviamente la sua, gli inquirenti faranno, diciamo, la magistratura farà il suo lavoro, eccetera, ma io penso che attorno a quest'idea, così come è stato dimostrato sabato, si può costruire davvero una importante unità, diciamo, di valori della solidarietà e dell'umanità. Questo è, diciamo, il messaggio importante che ci sta lasciando, che vogliamo continuare a portare avanti con Mimmo Lucano, insomma, e tutti quelli che credono, diciamo, hanno creduto in questa idea nuova di società. Perfetto, grazie Enzo. E andando per Libia e per Grecia, ti preghiamo da subito di fermarti quando ti viene possibile da Roccella Ionica. Io sono assolutamente, conversare vengo con molto di persone piacere. È un'altra cosa che periodo, telefonicamente. Sto andando in giro a raccontare anche questa storia dei rifugiati siriani con il libro che abbiamo scritto assieme a Tania Paolino, quindi un libro che ci sta dando molta soddisfazione. Ne approfitto. Giovanni lo sa anche per ricordare che questo libro intitola Cajin e la tenda sotto la luna, che racconta le vite delle persone che io ho conosciuto nei campi profughi in Grecia, i proventi di questo libro saranno tutti utilizzati per la ricostruzione di una scuola per bambini in Siria, quindi stiamo lavorando Perfetto. Anche per questo. Grazie Enzo. Grazie a voi, ciao Giovanni, buon ciao, lavoro. Enzo. E quando ti capita di passare a Roccella Ionica ferma di parlare di persone è un'altra cosa. Come è bello parlare di persone adesso con Giovanni, fare un'ampia conversazione. Anzi, che facciamo? Non conversiamo. Mandiamo un contributo, Decido. Dato che stavamo parlando di Ecosol, di un tuo intervento fatto quando? Adesso recentemente, no? Sì, maggio 2018 era l'assemblea nazionale di Ecosol, che di solito si fa in giro per l'Italia, quest'anno si è fatta a Riace. Così proviamo a immaginare un po' con quali vesti, insomma, ti appresti a questa assemblea adesso da presidente responsabile. Andiamo al primo servizio. Il Comune Solidale sta avviando. E per farlo parto dal mio incontro con la rete dei comuni solidali, che è avvenuto ormai un po' di anni fa, nella fase subito successiva al periodo dei social forum a Genova, a Göteborg, a quella fase del movimento che è stato erroneamente definito non global, quando invece era il primo movimento realmente globale che connetteva le lotte in giro per tutto il mondo. Subito dopo quella fase lì ho conosciuto Recosol attraverso Riace, attraverso Domenico Lucano, perché quell'altro mondo possibile che noi dicevamo di voler costruire, ci siamo resi conto che qualcuno lo stava già costruendo. A Riace c'era già un percorso che costruiva l'altro mondo possibile. Di che parliamo? A Riace ci stavano i soldi non sopra Che Guevara, ma dove le troviamo queste robe qua, no? E allora attraverso quell'incontro ho poi conosciuto Chiara Sasso, che è stata oggi citata tante volte meritatamente,
E il primo rapporto che ho avuto con Chiara Sasso è stata una telefonata in un momento particolarmente brutto, in realtà, perché era seguente alla morte, all'uccisione di un ragazzo del mio paese, ma che viveva a Monterotondo, che era andato a Gerusalemme a fare un campo di lavoro con l'ARCI, con la CGIL, faceva giocare insieme i bambini palestinesi e i bambini israeliani, è stato scambiato per un israeliano da un palestinese che voleva uccidere un israeliano, è stato accoltellato alle spalle, e la Gerusalemme è morta, era poco più che ventenne, si chiamava Angelo Frammartino. In quei giorni lì mi telefonavano tutti, dal Corriere della Sera al TG1, perché volevano sapere cose di Angelo. Angelo era appena stato ucciso e non avevo voglia di raccontare niente, mandavo a fanculo tutti quanti. Non ho mandato a fanculo Chiara Sasso, che invece non mi ha chiamato per fare gossip sulla vita di Angelo, ma mi ha chiamato per dire in nome di Angelo Frammartino. Io credo che il comune, di cui io ai tempi ero assessore, dovrebbe aderire alla rete dei comuni solidali perché possiamo fare delle cose anche per la Palestina. E allora lì ci siamo conosciuti un po' di più, ci siamo incontrati, poi sono stato invitato alle assemblee nazionali di Recosol in giro per l'Italia, in Valle d'Aosta, in Puglia, e ho scoperto quello che ho riscoperto oggi, e cioè che l'altro mondo possibile, in piccolo, dal basso, c'è chi lo costruisce tutti i giorni, nei comuni. Gli interventi che abbiamo sentito oggi dei sindaci sono straordinari, hanno raccontato delle esperienze bellissime, ma sono esperienze che non le si legge sul Corriere della Sera, non passano su Canale 5 o su Rai 1. Se non ci fosse Recosol, io queste esperienze non le avrei mai conosciute, mai incontrate. Allora da lì si capisce l'importanza della rete, l'importanza di connetterle, queste buone pratiche, l'importanza di farle conoscere. E Recosol ci prova, non sempre ci riesce, a volte ci riesce a farle conoscere. E allora mi sono domandato perché questa cosa che Recosol fa a livello nazionale non proviamo a farla su scala più grande, non proviamo a farla su scala continentale, non proviamo a farla a livello europeo, come chiedeva prima il sindaco Cicero. E allora è nato questo progetto che si chiama Solida, che attualmente mette insieme 7 comuni di 7 paesi membri dell'Unione Europea. C'è l'Italia con il comune di Gioia Saionica che è capofila, c'è la Spagna, c'è il Portogallo, c'è la Grecia, c'è la Croazia, c'è Malta e c'è la Slovenia. E c'è Recosol, che ovviamente è il motore di questa costruzione. In questo momento ci troviamo in una fase di conoscenza di queste comunità, che si stanno scambiando le loro buone pratiche. Siamo già stati in Spagna, in Portogallo, a Malta e in Croazia. Il prossimo mese andremo in Grecia, a settembre andremo in Slovenia. Poi ci ritroveremo ad ottobre in Italia con tutti questi 7 sindaci, perché si costituirà la rete europea dei comuni solidali. Sarà la fine di un percorso di conoscenza, ma sarà l'inizio di un vero percorso, perché a quel punto bisogna ovviamente andare oltre 7 comuni che già si conoscono e provare a mettere in rete tanti altri comuni fino a raggiungere, io spero, tutti quanti i paesi membri dell'Unione Europea. Anche perché oggi l'Europa è Mario Draghi, oggi l'Europa è Juncker, è la Commissione Europea, è la finanza speculativa, sono le frontiere, sono i morti nel Mediterraneo, è Frontex, sono le misure finanziarie sanguinose che vengono applicate in Grecia. E quell'Europa lì è responsabile dei populismi che nell'Europa crescono e che stanno andando al governo in tanti paesi, compresa l'Italia. È l'Europa che produce un rigetto dell'Europa. Ma l'Europa non è solo quella, c'è l'Europa della politica, c'è l'Europa dei cittadini, delle associazioni, di chi dal basso costruisce l'altro mondo possibile, l'altra Europa possibile. Allora vogliamo provare a connetterla a quell'altra Europa possibile. E quindi da ottobre mi auguro che avremo uno strumento in più per metterla in connessione, per provare a diffondere le buone pratiche che in Europa ci sono e per dare voce all'Europa della politica e dei beni comuni. Avete visto, anche messo al muro Enzo Infantino. Sì, messo al muro, è una brutta espressione. Signore col quale abbiamo interloquito prima, perché abbiamo dato questo contributo? Per capire che cosa fate in questa assemblea, di cosa parlate. Ma ho sentito bene, si parlava anche di Solida. Sì. A che punto è questo progetto? Beh, a questo punto posso dirlo anche con una certa soddisfazione, che il progetto Solida si sta per concludere con l'output che era prefissato, cioè con la nascita della prima rete dei comuni solidali europea.
perché lo scopo di Solid era questo, quello di mettere in connessione dei comuni di diversi stati membri. Il capofila è il comune di Gioiosa, quindi avremo anche l'orgoglio di avere un comune gioioso, un comune calabrese capofila di altri comuni anche grandi di altri stati d'Europa. E c'è stato a inizio ottobre l'ultimo meeting internazionale che si è tenuto in Slovenia. A novembre, prima pensavamo ad ottobre, ma insomma probabilmente a novembre, tutti i sindaci di questi comuni verranno in Calabria, verranno a Gioiosa Ionica, dove si andrà dal notaio e si formalizzerà la nascita di questa associazione. Possiamo fare mezzo passo indietro, sì, a beneficio di tutti, perché come ti dicevo proprio in premessa, come diceva anche la gente a casa, questo è un programma che deve essere per tutti, per chi è attivista, per chi è addentro all'argomentazione e chi magari disconosce ogni forma, ogni carattere, quindi proprio da zero bisogna... Ecco, che cos'è? Vogliamo partire? Apriamo una parentesi, una piccolissima, brevissima parentesi. Che cos'è lo SPRAR? Come funziona? Allora, lo SPRAR, SPRAR è l'acronimo di Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati. Ed è un sistema che il decreto Salvini, quello che adesso andrà in discussione in Parlamento, cancella, ma che fino adesso è servito a fare la seconda accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo che arrivavano in Italia. È un sistema al quale possono, finanziato al Ministero dell'Interno attraverso fondi comunitari dell'Unione Europea, a questo sistema possono accedere i comuni o le province. Insomma, il Ministero c'è il servizio centrale? Da lì dipende tutto, da lì parte. Il servizio centrale è diciamo, l'ufficio che coordina i diversi SPRAR in Italia in collaborazione con il Ministero dell'Interno e l'ANCI. Ho capito. Quindi lo SPRAR è un sistema che poi quello che è stato applicato a Riace, ma che viene applicato a Caulonia, che viene applicato a Benestare, a Gioiosa, ad Africo, insomma sono davvero tantissimi i comuni che ormai aderiscono allo SPRAR. Quello su Cinque Fronti adesso torneremo, però è fatto importante, sì. Rimaniamo in parentesi. Ok, e lo SPRAR permette ai comuni di fare l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati attraverso questo sistema strutturato, organizzato. E nel corso del tempo sul nostro territorio abbiamo visto che ha dato opportunità lavorative a molti giovani del posto, che ha prodotto... Intanto si dà una forma di protezione, certo, a tutta questa gente, no? Sì, ma anche di controllo. Di controllo? Perché poi il controllo non è soltanto sui migranti, l'accoglienza negli SPRAR è fatta su piccoli numeri e si tratta spesso di accoglienza diffusa, quindi non si creano ghetti, non si creano grandi centri che producono tensioni sociali, ma si riesce a fare un'accoglienza morbida, per la quale generalmente le popolazioni locali non hanno nulla da obiettare, perché è un'accoglienza molto controllata, con operatori, assistenti sociali, psicologi, insegnanti di italiano, insomma tutta una serie di servizi molto ben strutturati. E questa accoglienza è un'accoglienza che dà fastidio. Dei servizi raccolti in dei progetti? I servizi, progetti territoriali, come? Spiegaci meglio. Sì, sono progetti territoriali, fatti in ambito comunale generalmente. Sì. Dove si offre tutta una serie di servizi? Dove si offrono tutta una serie di servizi, vanno dall'insegnamento dell'italiano agli inserimenti lavorativi, ai corsi di formazione professionale, all'assistenza legale, all'assistenza sanitaria, quindi si controlla anche, come dire, la salute pubblica e tutto, insomma, tutte quelle tematiche che sono connesse ad un fenomeno complesso come quello delle migrazioni. Ci sono un'infinità di cose da argomentare questa sera. Dove partiamo? Da dove ripartiamo? Andiamo a Lucano, cioè non possiamo fare. Andiamo a Lucano. Poi verremo tacciati di chissà che cosa. C'è stato Maiolo, non si è parlato di Lucano, uno scandalo. Beh, ne abbiamo parlato molto. Qualcuno commenterà la presenza di Maiolo al 60 News, ma non di Lucano. Ma sono sempre disponibile. Dato che è una tappa obbligata, ti faccio la stessa domanda, così la prima mi viene in mente. Sì, c'è il copyright che faceva Enzo Infantino. Come deve finire questo caso Lucano? E come finirà lo deciderà la magistratura, ovviamente. Io sono convinto dell'innocenza di Domenico Lucano, così come sono convinto dell'importanza e del valore che diventa sempre più simbolico che sta assumendo il modello Riace. In un momento in cui invece si attuano politiche di chiusura dei porti, di criminalizzazione delle organizzazioni non governative e tutti coloro, anche degli SPRAR, degli operatori sociali che operano con i migranti, in cui tutto questo mondo viene criminalizzato, il modello Riace ci parla invece di una possibile convivenza tra diversi, ci parla di migrazione come risorsa per alcuni territori, quando viene gestita in determinati modi e sulla base di determinate linee guida molto precise.
E allora il clamore che ha provocato l'arresto di Domenico Lucano, secondo me, è dovuto proprio a questo, al fatto che in questo momento così buio per la storia politica d'Italia, molte persone guardano ad un'alternativa possibile, che non è un'alternativa raccontata o idealizzata, ma è un'alternativa concreta che si è realizzata da 20 anni a questa parte. Chi se lo aspettava, chi è rimasto favorevolmente impressionato dalle migliaia di persone presenti alla manifestazione a Lucano Day il passato fine settimana, malgrado la lontananza, perché qui si è molto più lontani, che mo ci vuole Infantino che in Grecia, che in Libano, che in Asia, perché arrivare qui Ponte Alaro, non Ponte Alaro e altri ponti, e poi anche la giornata dal punto di vista delle avversità atmosferiche, eccetera, eccetera, malgrado tanto, tutto, tanta gente c'era. E abbiamo raccolto in quest'altro contributo, adesso vi facciamo vedere, noi abbiamo raccolto direttamente i contributi in quella circostanza, ma adesso facciamo vedere un video di Repubblica, mi pare, no? Dove ci sono altre testimonianze di altre presenze eccellenti in quel di Riace. Via il contributo. È una manifestazione per esprimere solidarietà a Mimmo Lucano, alla sua famiglia e per dire che la comunità solidale di Riace ha dimostrato nel corso degli anni che si può accogliere rispettando i diritti e la dignità non soltanto dei profughi, ma dando vita anche a un territorio che è stato martoriato a seguito della cattiva politica che nel corso degli anni hanno portato il sud Italia in una situazione di dannati della terra. Riace non si arresta, Lucano libero! Riace non si arresta, Lucano libero! Riace non si arresta, Lucano libero! È un collega di Mimmo Lucano che è ai domiciliari, che pensa di questa vicenda? Ma io ieri ho fatto una dichiarazione, mi sono autodenunciato per lo stesso reato, perché anche noi lottiamo per l'immigrazione, per l'integrazione e perché crediamo che sia un modello vincente. Peraltro le persone arrivano nella nostra nazione, non saranno i decreti a fermarle, il problema è come integrarle nella comunità e come far sì che questo diventi un modello vincente. È un corteo partecipatissimo questo? Molto, moltissimo, perché dobbiamo difendere praticamente quello che è stato fatto in questo periodo. Al di là della persona, non è una questione di persone, perché secondo me non abbiamo bisogno né di santi né di eroi. Questa non è una battaglia soltanto per Mimmo Lucano. No, è una battaglia di civiltà e di umanità. Siamo qua per sostenere Mimmo Lucano, però nello stesso tempo per sostenere il vero modello di integrazione, quello che il governo attuale vorrebbe bocciare. Siete emozionati? Di sostegno? Sì, molto. Che significa per voi questa manifestazione? Non parole, è tutto un brivido che mi corre intorno. È un messaggio forte quello che viene oggi da questa manifestazione, cioè Mimmo Lucano ha affacciato il balcone. È un messaggio forte perché è forte quello che sta succedendo sotto ogni punto di vista. Diciamo che siamo dentro una questione veramente umana che trascende i limiti della politica, i limiti dell'attualità, insomma. È forte, è forte. C'erano, non tutti quanti, c'erano tanti, voi abbiamo visto anche volti noti della televisione nazionale, eccetera, eccetera. Adesso ti vedremo sul palco, intanto la regia se vuole mettersi in contatto con Alfonso Di Stefano, che è un altro attivista. Sì, Alfonso Di Stefano è un attivista della rete antirazzista catanese, che in tutti questi anni, devo dire, è sempre stata molto vicino a Riace. Sentiremo quindi altre testimonianze con Alfonso. E se avremo tempo, non so quanto abbiamo ancora a disposizione per questo 60 News, magari ti vedremo sul palco di Riace, perché hai fatto il tuo bell'intervento in quella circostanza. Ho avuto il compito di rompere il ghiaccio dopo il corteo. Sì, non volevo dire, pensavo, c'era anche, pioveva mi pare, no? E quando abbiamo cominciato gli interventi? Sul palco? Sotto la pioggia? Sotto la pioggia. O si è intensificata la pioggia? No, ha cominciato a pioggia. C'è Alfonso? Forse porto sfè. Sta per arrivare? Oppure continuiamo?
Quindi poi parliamo di un altro, a proposito di SPRAR, poi ne parliamo meglio, così siamo in attesa, attendiamo la telefonata con Alfonso, di un'importante intitolazione che ancora non si sa quando sarà di preciso, sì, a Mario Congiusta, esatto. Lo SPRAR di Cinque Frondi. Sì, avevamo inizialmente pensato di fare questa intitolazione venerdì, ma insomma con tutto quello che è successo a Riace, d'accordo con la famiglia di Mario, abbiamo deciso di rinviare alla prossima pubblicamente settimana. Davanti magari a delle telecamere ancora non hai mai parlato, mi pare, almeno qui da noi, di Mario Congiusta, un tuo ricordo personale, perché eravate molto, molto, molto amici, come con tutti noi. Ma scusa un attimo, prima di Mario, prima di questa argomentazione nuova, c'è Alfonso. Alfonso Di Stefano, benvenuto in trasmissione, è la tua prima telemia, è un piacere conoscerti telefonicamente. Buonasera, come stai? Bene, sono stato da poco a Riace, sono tornato in fisica da pochi giorni. Perfetto, mi racconti un po' di cose importanti, il tuo attivismo e che cosa è consistito finora? Ma praticamente noi siamo appunto in Sicilia, alla frontiera sud della Fortezza Europa, per cui diciamo situazioni della gravità di Riace sull'accoglienza non sono ancora avvenute, però abbiamo assistito dal dicembre del 2016 e purtroppo grazie alle indagini del procuratore di Catania Zucchero a un progressivo diciamo tentativo di criminalizzazione dell'ONG delle navi umanitarie, e per cui ora siamo arrivati alla drammatica situazione che operative ne sono rimaste due, e purtroppo diciamo si è intendato una zona SAR della Guardia Costiera Libica, che è solo un'intenzione perché non è riconosciuta a livello internazionale, e oggettivamente vengono impedite oramai le partenze. Quindi è vero che si sono ridotti gli sbarchi dell'86%, però il problema a prezzo di quanti morti, sia nelle lager libici finanziati purtroppo dai fondi anche del governo italiano e dei governi europei, e però quanti morti in mare, anche perché se sono drasticamente diminuiti gli sbarchi in assoluto, però in percentuale la percentuale dei morti si è quasi triplicata. Quindi stiamo vedendo un genocidio dei migranti nel canale di Sicilia e nel nord Africa, e purtroppo nell'indifferenza assoluta. Quindi il caso Riace all'interno di questo contesto di crescente razzismo contro i migranti. Abbiamo legato Riace pure. Giovanni Maiolo è in studio con noi, ti saluta. Ciao Alfonso. Cosa possiamo chiedere al nostro Alfonso? Chiederei ad Alfonso di dare un giudizio sul decreto immigrazione che ora sarà in discussione in Parlamento. Cosa ne pensi, Alfonso? Posso dire brevemente che purtroppo il modello Riace ha dimostrato che quando diciamo c'è stata la parentesi dell'accoglienza nei CAS, cioè si era riusciti a dare degli standard, di elevare gli standard di accoglienza dei CAS a livello dei SPRAR. Invece il decreto Salvini, abolendo la protezione umanitaria e quindi riducendo di oltre tre quarti diciamo gli ospiti nelle strutture di accoglienza, vuole omologare gli SPRAR a livello dei CAS, a livello più basso. Noi in Sicilia assistiamo al fatto che sono in veri alberghi messi a disposizione dei CAS, che non essendoci diciamo gare d'appalto, al verifico col filtro degli gli enti locali e la prefettura che gestisce, vengono parcheggiati a tempo indeterminati migranti negli alberghi, ed è una vergogna quello che sta avvenendo. Vorrei ricordare che è da 5 anni che noi denunciamo che il pocket money nel CAR più grande d'Europa, il CAR di Mineo, viene devoluto non in denaro, perché ci sono oltre 2.000 richiedenti asilo, ma in sigarette e schede telefoniche. Cioè, quindi con un'educazione al tabagismo. Noi l'abbiamo denunciato, e però ancora purtroppo impunemente lo fanno. E allora aprire il CAR fu il ministro, collega di partito dell'attuale ministro Salvini, Maroni. Anche a te, come a tutti gli altri, quelli che sono passati anche in questo nostro nuovo incontro qui in televisione, sulla questione Riace, brevemente. Ma sulla questione Riace noi, io ho avuto modo già da 20 anni a questa parte, prima che fosse eletto sindaco Domenico Lucano, a conoscere l'attività di volontariato che facevano come
città futura, e quindi ho visto anche il crescere di questo progetto che appunto ha ripopolato un piccolo borgo in una zona appunto come quella della Calabria. E rispetto a questo è chiaro che questo esempio non si può moltiplicare. Infatti, grazie appunto all'esperienza di Riace in varie parti d'Italia, anche grazie al sostegno non solo di Regoso ma di tante associazioni locali che apprezzano questo laboratorio interetnico che si è costituito a Riace, negli ultimi due anni si sono adoperate perché venisse seguito quell'esempio. Quindi, stroncando Riace, si vuole creare un effetto domino per distruggere questa esperienza d'accoglienza, perché oramai il principio dominante è che la solidarietà è un reato sia in mare che in terra. Grazie Alfonso, grazie di questa tua, ciao Alfonso, di questo tuo intervento. Grazie Alfonso, a presto. No, chiedevo se va bene così, anche perché avevo avuto qualche difficoltà a sentire l'intervento, almeno qui non in studio, Alfonso, quindi prendiamo per buona. Era difficile interloquire. Era difficile interloquire, comunque sicuramente una testimonianza importante. Veniamo a noi, dove siamo? Allora, se abbiamo un po' di tempo, magari non tutto il tuo intervento perché è stato abbastanza articolato, però vediamo Giovanni sotto la pioggia di Riace sabato passato. Vediamo questo contributo. È da giorni che ci fanno la morale sul rispetto delle leggi, sul rispetto delle regole, e a farci la morale sono quelli che hanno rubato 49 milioni di euro di soldi pubblici. A farci la morale sono quelli che sono accusati di avere sequestrato su una nave dei disperati che erano sopravvissuti al mare. Loro fanno la morale a noi e a Domenico Lucano, che è colpevole non di essersi arricchito, non di avere rubato denaro, ma solo di avere aiutato gli ultimi della società, quelli che loro vorrebbero ai margini, quelli che loro vorrebbero nei ghetti, quelli che loro vorrebbero clandestini. Non so se a qualcuno di voi è capitato di vedere un video che gira da un paio di giorni, fatto da un signore che si chiama Matteo Salvini. Ministro dell'Interno. In questo video il ministro dell'Interno non sembra proprio un ministro dell'Interno. Sembra più un adolescente arrapato, in piena tempesta ormonale, che non riesce a contenersi e manda baci a tutti quanti, a destra e a manca. E manda baci a Saviano, manda baci a Gad Lerner, manda baci anche a Riace. Che è come dire, scrivete, parlate, manifestate, tanto comando io. Beh, ministro Matteo Salvini, noi abbiamo tante sfighe, abbiamo tanti problemi, ci abbiamo Domenico Lucano chiuso in casa quando invece doveva essere qui sul palco ad accogliere tutti quanti voi. Abbiamo un sacco di problemi, ma una fortuna ce l'abbiamo. Noi non siamo come te, noi siamo diversi e lo vogliamo gridare. Ma visto che tu questa fortuna non ce l'hai, te li mandiamo noi i baci a te, da qua. Ti mandiamo un bacio per ogni persona che a causa delle tue politiche di chiusura dei porti, di criminalizzazione delle ONG, ha perso la vita in mare. Siete colpevoli, siete responsabili. Tu mandi i baci dal tuo smartphone godendoti la popolarità. Domenico Lucano è agli arresti per aver cercato di impedire che un essere umano finisse in clandestinità, in quel limbo legale ed esistenziale in cui il decreto Salvini, che chiamano decreto immigrazione e sicurezza, relegherà ancora più persone. Ministro Salvini, tu continui a ridurre gli spazi di libertà e i diritti, Riace invece li amplifica, li eleva. Per questo Riace vi dà fastidio, perché dimostra coi fatti che la vostra crudeltà è solo propaganda.
caro ministro, pieno dei baci che ti arrivano da Riace, e cari tuoi alleati pentastellati che ti seguono sulla strada della disumanità per un pugno di voti che non prenderanno. Ci dite che dobbiamo rispettare le regole, le vostre regole. Se negano la dignità ad un essere umano, noi siamo felici di violarle. Il rispetto delle regole scritte nelle leggi, ma che negano l'umanità, ha portato alle leggi razziali, ai campi di concentramento, alle vostre guerre. Noi ci opponiamo a tutto questo. Io ho l'onore di rappresentare la Rete dei Comuni Solidali, che è un'associazione di quasi 300 comuni italiani, tra cui Riace, e sarei felice se ci fossero altri 10, 100, 1000 comuni disobbedienti come Riace. Sarei molto più orgoglioso di essere italiano se ci fosse meno rispetto per le leggi ingiuste e più rispetto per gli esseri umani. Perché di questo si parla, di rispetto degli esseri umani parla la battaglia di Riace. Voglio dire grazie a tutti voi che siete qui. Ringraziarvi per essere venuti, per essere ancora qui sotto la pioggia, per aver manifestato, e grazie a tutti quelli che stanno manifestando in altre città d'Italia ed Europa, perché manifestano a Parigi, a Londra, a Barcellona, stanno manifestando per Riace e per Domenico Lucano. Noi oggi, nonostante questa bella giornata, siamo alle soglie di qualcosa di terribile. Ne siamo tutti consapevoli, oggi in Italia lo sport nazionale non è più il calcio, dove i risultati sono anche piuttosto deludenti, ma il tiro all'africano. Poi guarda caso tutti volevano colpire dei piccioni, però di fatto beccano tutti degli africani, che strana casualità. Dal governo ci dicono che non c'è un'emergenza razzismo, e dal loro punto di vista hanno ragione, stanno cercando di far annegare un sacco di gente che sarà mai sparare a qualche nero, no? Ma noi sappiamo che molti diritti sono in pericolo. Il pericolo peggiore degli ultimi decenni. Il nostro avversario è forte, sta diventando ancora più forte e non si farà scrupoli di usare questa forza. Noi abbiamo il dovere civile e morale di impedire che la soglia di non ritorno venga superata, e se possiamo impedirlo è soltanto insieme. La vicenda di Riace ha prodotto questa reazione, una reazione fortissima. Intorno a Riace si è riunito un popolo intero da cui dobbiamo ripartire. C'è un tempo per le divisioni, per i contrasti, per le differenziazioni, ed è giusto così. Ma ci sono anche tempi che sono particolarmente bui, in cui queste cose vanno messe da parte e bisogna agire insieme, uniti, perché solo così si può fermare la barbarie. Dobbiamo stare insieme nel nome dell'umanità che vogliono abolire per decreto. Dobbiamo farlo oggi, partendo da Riace. Domani sarà troppo tardi. Vogliamo Domenico Lucano libero subito. Non cancelleranno il modello Riace per via giudiziaria, e questa piazza lo dimostra. Abbiamo il compito di costruire Riace ovunque e di dimostrare che Riace non si arresta. Ah, rieccoci in studio. Ascolta, ci sono tante riflessioni che andrebbero fatte su questo tuo intervento di Riace, ma uno su tutti, questo decreto Salvini poi che cosa comporterà? Ad esempio lo SPRAR di Gioiosa Ionica. Beh, il decreto Salvini cancella gli SPRAR, chiude gli SPRAR praticamente, sì. Non ci saranno più SPRAR così come sono strutturati oggi. Sì, ad esempio Gioiosa Ionica, cosa potrebbe accadere? Gioiosa Ionica accadrà quello che accadrà a Caulonia, a Stignano e tutti gli altri comuni dove ci sono gli SPRAR, cioè si perderanno posti di lavoro. A Gioiosa Ionica ci saranno 20 gioiosani che perderanno il lavoro, sì. Così come a Caulonia ci saranno 20 lavoratori. Ora non so che ordine di importanza possiamo fare, ma credo che questo, insomma, se non il primo posto, ai primissimi posti questo aspetto, no? Assolutamente sì, dai nostri calcoli con... Al di là di chi è favorevole, chi è giusto, sbagliato, eccetera, eccetera, però in tutta Italia 10.000 italiani perderanno il lavoro a causa del decreto Salvini. Va bene, anzi va male. Io un'altra cosa, presidente Reco, quello che vuoi, però al giornalista adesso, no? Io ricordavo
a Giovanni, che qui abbiamo fatto le trasmissioni anche 30 anni fa, proprio quando nasceva l'emittente. Tu sei stato nostro ospite spesso, ben volentieri, i primissimi ospiti che frequentavano appunto i nostri studi proprio agli inizi. E le stesse domande vanno fatte anche oggi praticamente, no? Come possono essere risolti i problemi di questo territorio, che sono gli stessi di 30 anni fa, 35 anni fa? Anzi, addirittura peggiorati magari. Come se ne esce fuori? Sorridiamo di amarezza. La stessa domanda, poco ci manca di quella che rivolgevo allo stesso Giovanni, molto più giovane Giovanni, ma io, anche Pino Gagliano, 30-35 anni fa. Beh, la domanda è molto generica, come si risolvono i problemi di questo territorio. Ma perché siamo in chiusura, non possiamo ovviamente focalizzare nessuna attenzione verso questo aspetto. Io credo che la classe politica di questo territorio, che poi è espressione della comunità, perché la classe politica non ce la impone nessuno, no? La scegliamo, la eleggiamo, la votiamo, abbia dimostrato tutti i suoi limiti nel corso degli ultimi anni e degli ultimi decenni. E non faccio un discorso di parte, non faccio un discorso di sinistra o destra, ma io credo davvero che la classe politica calabrese non abbia saputo, e lo abbia dimostrato ampiamente, non abbia saputo fare gli interessi di questo territorio. Io credo che dobbiamo cambiare classe politica, per farlo però bisogna partire da tutti quanti noi e deve cambiare le nostre comunità, deve cambiare il senso comune che circola tra noi cittadini. E forse di più in questo territorio, perché adesso, oggi come non mai, voglio dire, non c'è proprio nessun referente. E il nostro senatore Salvini che ci ha insultato per anni. E i problemi sicuramente si sono aggravati, uno su tutti se vogliamo proprio, ma anche qui proprio pochi secondi la sanità, anche perché c'è all'orizzonte questo Sanità Day sabato prossimo. Sì, si cerca di fare qualcosa, di smuovere le acque, non ci si è riusciti fino adesso. La situazione della sanità nel nostro territorio è davvero disastrosa, no? L'immigrazione sanitaria diventa sempre più forte. Vi racconto un caso molto semplice che è successo ieri, dello spread di Gioia Saionica. Un migrante si è ferito con un ferro, aveva bisogno di fare un'antitetanica, in ospedale non avevano un'antitetanica. In moltissime territorie e in moltissime farmacie del nostro territorio in cui i nostri operatori sono andati a cercare questa antitetanica non sono riusciti a trovarla, alla fine sono riusciti a trovarla dopo aver girato 5-6 farmacie a Stignano. Per cui ci rendiamo conto che in ospedale la caccia al tesoro, la salute diventa la caccia al tesoro. E quindi, insomma, c'è da fare. C'è da dedicare un po' di 60 news a questo argomento? Sì, posso dire. Ma io penso che d'ora in avanti qualche altro ci sarà, no? Dedicato a questo spazio. Posso dire soltanto una battuta finale su questo? Sì. Quest'anno, con la manovra finanziaria fatta dal governo giallo-verde, il debito pubblico dell'Italia aumenterà di 120 miliardi. Già è grosso il debito pubblico dell'Italia, aumenterà ancora di 120 miliardi. 120 miliardi è la somma che l'Italia spende in un anno per la sanità. Quindi probabilmente si potranno fare delle scelte un po' più oculate, pensando ai cittadini italiani che a parole stanno così a cuore. Nei prossimi Santa News si parlerà, dicevo, di sanità, dovremmo farlo perché appunto in preparazione di questo Sanità Day. Non possiamo non chiudere con un ricordo, a cui tengo anche io personalmente tantissimo, un ricordo di Mario Congiusta. Voi dedicherete uno SPRAR, lo accennavamo prima, quello di Cinque Frondi, non si sa ancora la data in cui ci sarà questa intitolazione. È il nostro modo per ricordare Mario. Mario, io l'ho conosciuto dopo la morte di Gianluca, quando Mario già faceva delle battaglie importanti per conoscere la verità. E purtroppo Mario è morto senza avere una verità giudiziaria, senza avere giustizia. E quello che è successo dopo la morte di Mario, cioè le intimidazioni, le provocazioni, le umiliazioni che la famiglia ha dovuto subire ancora una volta dopo aver perso Gianluca, dopo aver perso Mario, ci ha spinto a voler fare qualcosa per esprimere vicinanza alla famiglia e per ricordare l'uomo Mario Congiusta e le sue battaglie. Quindi il nostro modo è quello di, visto che Mario è sempre stato molto vicino alle battaglie degli ultimi, quello di intitolargli, lo faremo la prossima settimana, lo SPRAR di Cinque Frondi. Fuori dalla mediateca di Cinque Frondi ci sarà una targa che ricorderà Mario Congiusta. Vi faremo sapere giorno e orario. Giusto, appena lo sapremo, appena ce lo comunicherà Maiolo. E adesso un ricordo tuo e anche di Lucano in questo contributo, e con questo contributo video finiamo questo nostro 60 News odierno. Grazie a Giovanni Maiolo, grazie a voi cari amici a casa, e a presto sentirci con altre argomentazioni in questo nostro preserale che va tutte le giornate dal lunedì al venerdì dalle 19 in poi. Contributo in ricordo di Mario Congiusta, buona serata. Buonasera. Anche fare un ultimo saluto.
ad una persona che negli ultimi anni è stato vicino a Diace e che è morto ieri. È stata un'esistenza la sua disperata, negli ultimi anni era diventata una figura così esile e disperatamente lottava per la giustizia, per il figlio, era stato ammazzato più di 10 anni fa. E Mario lo scorso anno con la maglietta rossa, me lo ricordo, me l'hanno descritto e non ero quel giorno arrivato, ma stava protestando contro quelle manifestazioni autorizzata dalla prefettura di Forza Nuova, era il 1 luglio del 2017. Mario Congiusta era in prima linea, me lo voglio ricordare così, protestava per la giustizia, per lui, ma a un certo punto è diventato una persona che si batteva per i diritti umani di tutti, anche per i rifugiati. Intanto l'ho già fatto Mimmo, però vorrei farlo anch'io, visto che oggi ci sono stati i suoi funerali, ricordare Mario Congiusta, un uomo che si è battuto per avere verità e giustizia per l'omicidio di suo figlio Gianluca, avvenuto ormai tanti anni fa, 13 anni fa, e che è morto senza avere né verità né giustizia. Una persona è stata condannata in primo grado per quell'omicidio, poi condannata di nuovo in secondo grado, poi pochi mesi fa la Cassazione ha cancellato tutto. Senza rinvio. Senza possibilità di ricorrere nuovamente. Gianluca è stato ammazzato, ma per lo Stato italiano non è stato ammazzato da nessuno. Mario, che se fosse stato vivo stasera sarebbe qui con noi, è morto di mala giustizia. Sta a noi non dimenticarlo e continuare le sue battaglie. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.